Una marcia pacifica contro il razzismo e per l'inclusione sociale. In 3.000 ieri pomeriggio hanno sfilato, cantato e ballato per le strade di Padova studenti, immigrati, cittadini che formano la rete contro il decreto sicurezza Salvini. Una manifestazione a cui ha partecipato anche l'assessore al sociale Marta Nalin, soddisfatta della risposta massiccia della cittadinanza. Questo decreto toglie dignità agli immigrati, non accettiamo questa guerra tra poveri, hanno scandito in coro i manifestanti. Un lungo corteo partito dalla stazione è arrivato in Piazza delle Erbe, numerose anche le esibizioni, con un lungo biscione da cui spuntavano delle braccia che rappresentavano tutti i migranti morti in mare. Dopo le manifestazioni per l'8 marzo e il maxi corteo per l'ambiente e questa marcia contro il razzismo, ora Padova si prepara ad un'altra imponente manifestazione il prossimo 21 marzo, quella di Libera contro le mafie.